Bene, riprendiamo questa seconda parte, come dicevo prima, con l'intervento del dottor Giovanni Santarelli, dirigente della Regione Marche, da anni che da anni ci sta a fianco in questo percorso da quando abbiamo, diciamo, sono stati avviati gli ambiti territoriali sociali. Diciamo che noi siamo un po' figli suoi, insomma, ecco, quindi ci continua a seguire diligentemente, noi a volte facciamo i capricci. Tra virgolette, chiediamo e quindi anche con l'istituzione regionale c'è sempre un dialogo, c'è sempre stato un dialogo, una collaborazione molto aperta. Io credo che con diciamo, l'avvio degli ambiti territoriali è arrivata nel palazzo regionale, proprio nell'ente regione, un qualcosa in più, cioè i territori sono arrivati con più forza, i territori intesi come bisogni, come richieste, come esigenze. Bene, non mi dilungo, una cosa che prima mi sono dimenticata di dire, un elemento importante di oggi è la sottoscrizione del protocollo di rete. Quindi chi non l'ha fatto come associazione, poi là anche in chiusura, là abbiamo il protocollo, basta che uno mette le associazioni che si sono chiaramente che fanno parte della rete di governance, che hanno partecipato, quindi sia istituzioni pubbliche che private, e ecco, coloro che hanno espresso la volontà di sottoscrivere possono provvedere in questa circostanza, lo trovate alla fine del tavolo, comunque poi dopo, insomma, tanto siamo qua. Bene, ora do la parola al dottor Santarelli. Bene, buongiorno, grazie. Ho sempre piacere venire a vedere come lavoro l'ambito sociale. E generalmente nel lavoro che sto facendo di solito sono i sabati che dedico o perché mi mandano, perché vado di iniziativa a vedere che cosa avviene negli ambiti sociali, come si muovono, come funziona il territorio, come lavorano gli operatori, le capacità del coordinatore di ambito che ha un ruolo. Come abbiamo sempre detto, di carattere strategico, non soltanto dal punto di vista operativo, ma anche dal punto di vista di capacità di aggiornare il sistema di welfare territoriale alla luce delle nuove situazioni che stanno emergendo. Capire anche il rapporto tra il livello politico e il livello tecnico, che non è sempre chiarissimo, a volte la politica manca, a volte la politica sovrabbonda, a volte il tecnico non riesce a leggere il proprio lavoro, a volte il tecnico si sente depositario dell'azione politica. Quindi è una situazione complessa, importante che così, mi interessa andare a vedere, così come avviene stamattina, anche in ordine a alcuni specifici progetti come questa progettualità che state proponendo oggi. Una prima questione, non parlerò tantissimo, ma mi prendeva dirvi alcune cose in questa fase specifica in cui è terminata una giunta, sta iniziando un'altra giunta, stanno cambiando alcuni riferimenti nazionali in ordine alla politica di welfare, stanno emergendo alcuni problemi nuovi, sta cambiando anche un po' la governance del sistema nazionale per quanto riguarda le politiche sociali e sta cambiando soprattutto il supporto finanziario del sistema. No? Al di là del discorso dei tagli, siamo un cambiamento di prospettiva, di paradigma anche in ordine all'accesso alle disponibilità finanziarie per continuare a dare forza a un sistema che, come sapete, nella nostra storia italiana è stato sempre estremamente fragile. Queste sono le indicazioni anche per riflettere con voi, dove andremo a parlare nei prossimi 5 anni, tenete conto che la delega alle politiche sociali è stata presa dal Presidente. Con una scelta precisa, no? Il Presidente è un sindaco che conosce anche abbastanza bene le politiche sociali perché è stato Presidente di ambito sociale a Pesaro per 10 anni, non l'ho mai delegato all'assessore, quindi ha una indicazione precisa su come andare avanti in questa situazione, come tenere, no? Come mantenere il tessuto sociale, come tenere i livelli di finanziamento e come garantire una governance partecipante, ma governata. Quindi è evidente che cambia la situazione, no? Veniamo da una situazione di assessori che avevano tante deleghe, tra cui il sociale, a un presidente che si è preso sociale e sanità con lo specifico intento proprio di ripensare complessivamente il sistema
sociosanitari, come intervenire a livello territoriale per far sì che il finanziamento sanitario alla rete dei servizi sia dentro la programmazione in capo a livello territoriale, non soltanto in capo all'azienda sanitaria, ma in capo a livello territoriale, che sul versante sociale invece ha molto più esperienza in termini di governo di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, come recitava l'incidente. Quindi è una fase importante. La prima frase che veniva da dire è che chi lavora nelle politiche sociali, faccio riferimento ai vari professionisti, agli assistenti sociali, ma non solo, all'educatore, no, all'amministrativo che segue le politiche sociali, parto da un presupposto, ma sempre chiaro, cioè che tutte le situazioni di difficoltà con le quali dobbiamo fare i conti sono in realtà, se correttamente intese, sono indicatori di grandi prospettive di cambiamento. Quando all'esito del 28 noi sostenevamo che le politiche sociali sono un motore di sviluppo, sono un criterio con cui pensare le politiche di sviluppo locale, lo dicevamo seriamente. Cioè, riuscire a rileggere le situazioni di criticità che immediatamente un territorio offre per quanto riguarda determinati problemi, in una prospettiva di sviluppo di crescita, significa che tutte le situazioni cosiddette di marginalità sociale sono parte integrante di un sistema di sviluppo che deve vedere i protagonisti affinché chi in quel sistema di sviluppo sta un po' meglio possa avere garanzie di poterci stare meglio in maniera più prolungata. Il grande problema oggi è la vulnerabilità sociale, si entra e si esce dalla povertà. Quindi nemmeno il ceto medio è più sicuro di poter mantenere la propria rete di protezione. E questo genera situazioni, come diceva Marco Reverdi, ancora. In realtà, ripensare le situazioni di maggiore marginalità sociale come elemento essenziale per rileggere le prospettive di sviluppo in modo che tutti i cittadini possano godere in maniera stabile di un benessere tale che gli permette di rappresentare e manifestare i propri diritti e la propria uguale generazione, è uno dei compiti di chi lavora nel campo delle politiche sociali. Perché oggi in realtà la tendenza, tra le varie tendenze, è molto diversa, è quella di lasciare solo il cittadino, chi è più forte e più va avanti, la solidarietà la lasciamo soltanto per l'ultima istanza. Ricordate alcuni anni fa il governo di Ministro Sacconi promosse il reddito di ultima istanza, perché c'era questa logica. Si interviene con politiche pubbliche soltanto laddove ci sono situazioni che a fronte della positività del sistema di sviluppo sono vittime, anche per responsabilità loro, di un sistema che non riesce a cogliere tutti. Allora si interviene con livelli di sussistenza, no? Di ultima istanza, ma si va avanti su un determinato meccanismo di costruzione dello sviluppo locale. Ecco, questa è una visione che non ci appartiene di politica sociale. La visione che ci appartiene è quella di rileggere le situazioni che incontriamo nella prospettiva di modelli di sviluppo che vedono questa realtà come parte integrante, integrabile, a cui possiamo, di cui possiamo fare in modo. Questo in termini complessivi, perché la rete dei servizi è un tessuto sociale che deve essere a disposizione di tutti. Quando parliamo di universalismo, parliamo di un sistema di collettività che si aiuta reciprocamente attraverso la rete dei servizi, in modo che tutti possiamo, attraverso la politica di redistribuzione del reddito, poter accedere a servizi in maniera uguale, per poter essere sostenuto dalla collettività di nostri, chiamavo Augusto Palmonari, anni fa, compiti di sviluppo, da bambini, adolescenti, giovani, adulti. È la collettività che si interroga sul sostenere i compiti di sviluppo dei propri cittadini nelle diverse fasi di età e su questo costruisce rete di servizi con l'obiettivo di sostenere le varie fasi di compiti di sviluppo personali, la propria biografia ci diceva, i propri compiti di sviluppo sociale, dei gruppi, in realtà cittadine, delle collettività più ampie. Cioè il compito, così come lo leggiamo, così come la leggo, così come ci siamo confrontati più occasioni con il coordinatore di ambiti, è questo, per quanto riguarda lo sviluppo del territorio in una prospettiva di inclusione, perché l'inclusione non è soltanto una generica solidarietà,
posto per lo stare bene tutti. Non è una genetica solidarietà, è un presupposto di sviluppo. Per cui è importante, anche laddove si trova a ragionare le politiche di settore, avere chiaro qual è il sistema di riferimento, qual è il tessuto sociale e le politiche di welfare, così come vengono ancora chiamate, no? Che possono garantire un equilibrio da parte di tutti i cittadini. Perché è evidente che se il ceto medio entra nella fase della povertà, la prima reazione ha nei confronti di coloro che vengono nel nostro territorio e ci rappresentano visibilmente quello che potremmo rischiare di essere, cioè dei poveri. Allora c'è una strana reazione, appunto, che Marco Lerai nella sua relazione sull'indagine della povertà, della commissione della povertà, che adesso non c'è più, aveva indicato tutte delle caratteristiche che renderanno un cuore reciproco tra situazioni di persone che vivono una certa situazione di difficoltà, tra poveri. Ed è un problema serio, perché poi significa, come si dice abitualmente, la lotta tra poveri, e non aiuta a rivedere i sistemi di sviluppo. Per cui è evidente che una logica di accoglienza, una logica inclusiva, deve fare i conti con il riequilibrio della situazione di vulnerabilità. Il grande tema della lotta alla povertà, del reddito minimo di inserimento, così come viene detto, e dell'inclusione attiva, è un tema strettamente legato alla capacità inclusiva del territorio che si trova con necessità di accogliere, non tantissimo, ma sempre più numerosi migranti che vivono una situazione più diversa. Quindi farsi trovare preparati significa far funzionare il territorio, far funzionare i servizi, riequilibrare una rete di servizi, lavorare per dare sicurezza per quello che è possibile a un territorio, alle situazioni che hanno acquisito un certo benessere, affinché tutti si siano nelle condizioni non soltanto di accogliere, ma di ricevere l'accoglienza come ulteriore elemento di sviluppo. Cioè, l'immigrazione, insieme anche ad altri fenomeni che hanno caratterizzato i sistemi ultimi, come ad esempio la cronicità dei fenomeni anziani, il prolungamento della situazione di non autosufficienza, può essere molto diversa dall'altro fenomeno, sono, insieme alla precarizzazione del lavoro, sono degli elementi che caratterizzano il ripensamento delle politiche di guerra. Complessivamente, come vedete, delle politiche sociali, come politiche di inclusione attiva, come politiche nazionali, come politiche europee. L'Europa non ha mai avuto una politica sociale. Adesso comincia a fare delle cose, ma è importante vedere questa visione complessiva dove il ruolo dell'ambito sociale, del punto di accesso dell'ufficio di promozione sociale che sia e della rete dei servizi sono strettamente legati a un processo occidentale europeo che sta vivendo situazioni di tensione che, se gestiti assieme, possono non soltanto essere superati, ma possono darci degli elementi di sviluppo in più attraverso una compartecipazione anche finanziaria di vari soggetti che fino adesso hanno lavorato, grazie a Dio, non degli ambiti che funzionano in maniera estremamente separata, come l'altro, con finanziamenti doppi, non coordinati, ma senza di programmazione. Ma cos'è la programmazione? Sono soliti enti di sociologia che non portano a niente, non si fa valutazione, c'è tutta una serie di questioni su cui ci siamo scontrati che semplicemente significano ragioniamo assieme su come utilizzare le poche risorse che ci sono e magari scopriamo che ce ne sono più di quanto pensavamo. Ma per far questo occorre che abbiamo degli strumenti per leggere questa situazione. Dotiamoci di questi, impariamo in modo tale che con quello che abbiamo, che forse molto più di quello che pensiamo, riusciamo a garantire questo sostrato di benessere sobrio, no? Che dobbiamo garantire la nostra collettività. In modo che sia sempre attenta, pronta a ricevere le istanze di innovazione, gli elementi di novità come istanze produttive positive. E non purtroppo come sta avvenendo in Italia, dove la situazione è paradossalmente diversa, grazie a Dio la nostra regione ancora no, ma è una situazione diversa, dove l'impatto è un fenomeno ormai inevitabile e nemmeno tra i più drammatici, diventa pesantissimo perché affronta l'impatto con una situazione che è già critica di per sé e dove ciascuno è lasciato solo ad affrontare la propria situazione. Al massimo in termini di ultima istanza. Ecco, questo è il criterio con cui dobbiamo pensare, credo, no? L'approccio a questo fenomeno, no? Tenendo conto anche di questo fenomeno, ripeto, ma tenendo conto che siamo di fronte ad una complessità di cambiamenti.
concezione di welfare italiano che era il welfare del dopoguerra, no? Quindi fiscalità generale, protezione del lavoratore occupato, famiglie dove lavorano solo, figli non tantissimi e tutele, no? Che garantiscono questo tipo di fenomeno, quindi del lavoro stabile, del lavoro di fabbrica, no? grandi città, come nel nostro caso piccole e medie industrie, quindi con quella connotazione su cui si è sviluppato il nostro sistema lavoro guerra, che dagli anni 70 in poi non aveva più ragione di essere, almeno sono alcuni aspetti legati al mantenimento di questo tipo di connotazione di classe dell'operaio o comunque del lavoratore delle grandi aziende. Poi sono cambiate le situazioni e il criterio con cui è stato necessario affrontare il cambiamento della situazione, ma ce l'ho provato, professoressa, è quella di lavorare su un territorio, data la complessità della situazione, a livello di quasi biografie personali. Cioè la complessità, le ricadute su fenomeni di grande cambiamento epocale, globalizzazione, sulle persone, sono estremamente diversificate da una persona all'altra, da un contesto territoriale all'altro, dalla costa dell'entroterra, dal nord al sud, dalla piccola città al piccolo paese, alla città media come sono le nostre, estremamente diversificate. Cioè l'idea di costruire dei luoghi aggregati, pur più realtà comunali, che costituiscono un bacino di riferimento non meno almeno di 15.000 abitanti, era strettamente legato al fatto che in quel territorio lì, che fosse Camerino, che fosse San Severino, che fosse Ascoli, Fano, Uosimo, ha delle caratteristiche diverse. Ovviamente pur all'interno del contesto nazionale ed europeo che ha delle connotazioni paragonabili con quell'altro, ma delle caratteristiche proprie ed è opportuno che a livello territoriale si è messo nelle condizioni di fare programmazione, decidere, orientare i propri finanziamenti in un contesto di chi pensa come meglio utilizzare le proprie disponibilità, cosa un po' difficile, una comune di 500 abitanti, ma possibile in una comunità di 15.000 abitanti almeno. Perché la nostra regione, oltretutto, l'80% dei comuni sono sotto i 5.000 abitanti, è una regione che da questo punto di vista, se funziona in questa modalità aggregativa, riesce a garantire una tenuta del tessuto sociale. Anche in situazioni come è successo nel Basso Marche, dove la disoccupazione, la crisi del calzaturino si è sentita più altrove, quindi con riconversioni professionali, molti operai che o prendono l'impresa attraverso cooperative o si diventano OS, cercano di riqualificarsi con un supporto per quello che è possibile di un sistema regionale che cerca di facilitare la riconversione, che in un contesto territoriale non della grande città, ma nemmeno del comune di 500 abitanti, riesce a garantire una tenuta. Ecco, questa era l'idea che c'era nel fondo quando abbiamo pensato questa governance del sistema, che è una governance che abbina un governo programmatorio regionale con una profonda autonomia locale. Questo è importante perché non sempre questo è facile da gestire. Perché se la sanità governa la sanità con l'azienda, le politiche sociali si governano con le autonomie locali, con le profonde autonomie locali del nostro contesto regionale. Quindi è evidente che un sistema di governo caratterizzato nel mondo delle politiche sociali, da una forte autonomia locale, funziona se c'è confronto, se c'è partecipazione reciproca, se funziona la governance delle istituzionali verticali, oltre a quella verticale, ma deve funzionare anche quella verticale, perché ogni decisione per essere attuata deve essere a monte condivisa, altrimenti non è attuata, perché la inattuazione non presuppone una sanzione, non siamo mica. Quindi è il lavoro che abbiamo fatto, è stato solo forza questo. Ogni decisione deve essere decisa a monte, deve essere condivisa a monte, a costo di perderci un po' di tempo. Quando facciamo il piano sociale del 2008, che era il secondo piano sociale, per costruire il piano sociale ci mettevo 13 mesi. Perché già il processo di costruzione del piano che prevede allora il coinvolgimento a monte, attraverso la valutazione fatta, la programmazione precedente, di tutte le realtà territoriali più o meno organizzate presenti, ha comportato 13 mesi di lavoro. Il piano è stato approvato in 15 giorni in Consiglio regionale. Poi ho avuto l'esperienza successiva del piano socio-sanitario del 2012,
perché che per scrivere ci abbiamo messo 15 giorni, per approvare ci abbiamo messo 8 mesi, 15 giorni per fare, per dire come, perché abbiamo impiegato un po' con la componente sanitaria, che è oggi che, come dire, di governance diversi, al che nell'ultima legge 32, parlando con il Presidente della Commissione Consigliare, ha detto ma manteniamo anche all'interno della legge un'autonomia della programmazione sociale, in modo che le cose integrate su cui la sanitaria, su cui alcune cose che ho detto, in modo che mantenga quello che è il suo deposito fondamentale, cioè il suo deposito è che le decisioni prese devono essere molto condivise, perché ogni territorio esprime caratteristiche, pur avendo alcune elementi comuni, sono diverse e occorre fare i conti e tenere in considerazione. E su questo metodologia, la metodologia deve caratterizzare tutte le politiche di welfare regionale, quindi le politiche attive del lavoro, col sistema di governance che ha, cioè per l'impiego, eccetera, eccetera, col sistema sanitario, col sistema dell'istruzione. Ma anche noi abbiamo portato avanti un progetto ICAM come Regione Marche, in questo caso sulla lingua, e è stato importante perché anche qui, mettendoci un sacco di tempo, abbiamo lavorato con tutti gli istituti scolastici, la formazione per gli adulti, proposta degli istituti scolastici locali, con il coordinamento dell'istituto scolastico di Ancona, che ha utilizzato tutta la realtà territoriale, coinvolgendo alcuni aspetti anche il volontariato, soprattutto per le situazioni più difficili, che ha permesso la costruzione molto semplice, anche se molto complessa, perché può andare d'accordo, non è sempre facile, di un sistema a rete, in questo caso in termini simili, le politiche sociali, le politiche dell'immigrazione e le politiche dell'istruzione degli adulti, in un contesto territoriale, dove gli ambiti sociali sono stati prodotti. Quindi capite, questo nel nostro contesto può funzionare. Altre esperienze che Alessandro conosce bene, no? L'esperienza IPLA, è stato così un inserimento da fuori di una disponibilità finanziaria importante che, come ci dicevano di funzionare dell'IPLA, nella nostra regione ha funzionato perché ha trovato un sistema pronto, pronto. La nostra regione è stata l'unica regione che è stata interamente finanziata da quei contributi, non so quanto dureranno, ma è stata interamente finanziata perché erano già pronti a entrare nel sistema e ha permesso utilizzo di disponibilità impensate fino a poco prima per sostenere le nostre famiglie che fanno attività di assistenza agli anziani disabili in casa, attività domiciliare, integrativa, magari rivolta soltanto a dipendenti pubblici, ma integrativa con un sistema regionale che lavorava con la stessa modalità, con il territorio. E sono emerse disponibilità aggiuntive importanti. In futuro come rendere ancora più efficace questo sistema? Nella legge 32 abbiamo voluto dare una stabilizzazione al sistema. Certo, ci sono alcuni elementi di debolezza importanti, cominciando dal personale, anche qui leggi che cambiano, comuni che fanno fatica a assumere, patti di stabilità, c'è una serie di complessità su cui non sempre ci siamo aggiustati nel giusto modo. Per cui c'è un'altra frase che diceva la professoressa, non possiamo mettere operatori precari con persone precarie, perché è un rischio che c'è stato, c'è molto nel contesto sociale. Per quello abbiamo anche detto gli ambiti attrezzati, anche in termini di unioni di comuni, di aziende, Iesolo ha fatto, Cagliari sta tentando di farlo, Osimo aveva pensato di farlo, di attrezzarsi in modo tale che ci sono le condizioni strutturali, istituzionali e giuridiche per dare stabilità al sistema, anche gli operatori, che sono oltretutto l'elemento sostanziale, è il 99% del sistema, no? E sono le persone che fanno i servizi nel caso di impresa sociale. Quindi anche qui un dibattito, un confronto con gli enti locali che dovremmo portare avanti per far sì che ci sia questa accelerazione nella formalizzazione istituzionale e giuridica nell'ambito sociale, per far sì che si lavori in termini di stabilità, non di progettualità o comunque trattativa. Questo ci sono dei percorsi aperti su cui possiamo continuare a ragionare. L'altra questione è l'accenno appena, c'è un medico, quindi conosce bene il problema dell'utilizzo delle disponibilità finanziarie sanitarie per l'accesso alla rete dei servizi, perché nel caso degli immigrati è un problema importante, perché garantisce la tutela dei diritti, perché i fondi LEA sono delle grandi conquiste del nostro paese in termini di tutela dei diritti.
fare in modo che anche in termini di utilizzo di quelle disponibilità importanti, tagliate ancora molto importanti, allarghino lo spettro di riferimento. Quindi stiamo ragionando adesso a proposito di un aspetto specifico che nel Ministero Pubblico conosco, che è il Fondo di Solidarietà, che vorremmo trasferire agli ambiti sociali per sostenere l'accesso alla rete delle offerte residenziali per cittadini incapienti che si trovano nelle condizioni di inserire anziani nelle strutture residenziali o semi-residenziali. E vi ho chiesto al Ministero, ma questo qui, questo tipo di intervento che supporta le famiglie, no, in modo che non si trovino costretti a inserire l'anziano in ospedale, è un fondo sanitario? Cioè, qual è il concetto di fondo sanitario che avete? Qual è l'indicatura? La struttura? Oppure qualcosa di più ampio? Un dibattito aperto a livello nazionale, aperto poi in parte chiuso, proprio ieri mi diceva la nostra ragioniere che viene a rapporto con il Ministero e sta tenendo questo confronto sull'utilizzabilità del Fondo di Solidarietà utilizzando il Fondo di Lea, però a nostra disposizione dal 2012 non speso, perché non sappiamo come spendere, perché ci sono dei vincoli alla spesa proprio in ordine alle cose che stavo dicendo, e dobbiamo pensare all'interno del ragionamento complessivo delle regioni e dello Stato per capire cosa significa Lea sociosanitaria. In modo che disponibilità aggiuntive, oltre a quelle che dicevo, che sono a volte emergono anche in maniera disperata nei territori se funzionano, anche tutta la partita della sanità territoriale possa avere una sua organizzazione che fino adesso è stata estremamente secondaria rispetto all'altro livello organizzativo che è quello ospedaliero. L'ultima questione sono i fondi europei. I fondi europei fino adesso sono stati utilizzati generalmente per la formazione professionale oppure per i progetti a gestione diretta dell'Unione Europea, che sono i progetti poi che venivano appunto accennati, quindi a termine. Le sperimentazioni si iniziano e poi finiscono. Anche noi abbiamo fatto in regione, per cui anche ICA, anche se ho durato 4 anni, le progettualità hanno questa caratteristica. Ma sono una caratteristica del supporto, sia un sistema che ha una sostenibilità e che deve ripensare se stesso anche in termini di sostenibilità stabile dal punto di vista finanziario ed economico. Alcune cene le fatti, ce ne potrebbero essere altre. E poi c'è la necessità che l'Unione Europea pensi alla propria politica sociale, non l'ha mai fatto, quest'anno ha iniziato a farlo, nel 14. Proprio nel 14-20 ha messo in campo un ragionamento di questo tipo, e essenzialmente rivolto non solo alla lotta alla povertà, ma non solo, anche in termini di rapporto tra sostegno al reddito e dei servizi, e in termini di intensa collaborazione con i territori. Come sapete, l'obiettivo 9.4 della programmazione europea 14-20 è specificamente rivolto alla rete dei servizi sociali, non c'era mai stato. Oltretutto, per la prima volta quest'anno l'autorità di gestione non gestisce direttamente i fondi, o al massimo li dà in gestione alla formazione professionale, ma li ha dati al servizio politiche sociali, dicendo questa partita, sono 30 milioni di euro in 5 anni, non è che sono cifre che sa che. Però questa partita aggiuntiva gestiscila tu, inserisci questa partita aggiuntiva in termini finanziari che ha questi obiettivi di inclusione, di coesione, no, nella programmazione nazionale, gestiscila all'interno del tuo sistema degli ambiti sociali, individui le azioni importanti e trasferisci queste disponibilità per 5 anni in maniera relativamente stabile agli ambiti sociali affinché inseriscono un obiettivo che dai tuoi ragioni all'interno della sua programmazione. Abbiamo cominciato a ragionare su quali possono essere le azioni importanti. Sono azioni di sistema, rafforzamento dell'ambito, punti di accesso, no? Sistemi informativi, rafforzamento del personale, assistenti sociali, medico infanzia, anche l'altro elemento su cui l'Italia ha influito purtroppo in maniera troppo evidente. Però quel tipo di programmazione macro che l'Unione Europea ha messo a disposizione delle regioni, abbiamo avuto occasione di averne disponibilità tale da poterci costruire su una programmazione. Ovviamente con i paletti dell'Unione Europea che sono un po' pesantini, però dentro la programmazione dei singoli anni, sappiate che c'è questa disponibilità che entra nel vostro sistema, che è un sistema che funziona, fateci progettualità tali da far capire all'Unione Europea che noi atti di programmazione non sappiamo fare, perché ci saranno dei vettori di valutazione, ovviamente
discussi in una rottura del governo, compreso con me, ma ci saranno. Quindi se un ambito è nelle condizioni di farlo, questo non li prende. Se non è nelle condizioni di farlo, questo non li prende. E sono disponibilità prolungate nel tempo, per cui poi seguirà la programmazione successiva, quindi avrà una programmazione di fondo strutturale importante per le nostre politiche sociali, perché hanno un obiettivo e hanno un finanziamento da una realtà progettuale che è molto legato al modo con cui stiamo lavorando. Tenete conto che anche il governo nazionale, all'interno di quello che sarà la linea di intervento dell'oltre povertà, sostegno di coesione attiva, sostanziare più rete di servizi, utilizzerà fondi europei, quindi il governo nazionale, oltre a quelli che il governo regionale utilizzerà, per interventi di questo tipo, per tentare di intervenire con una logica su cui dobbiamo interrogarci, cioè cosa significa mettere in piedi un sistema che possa, con disponibilità, magari inizialmente non tantissimo, poi sempre di più, intervenire su sostegno al reddito. Di quale tipo? Finalizzate all'inclusione lavorativa? Finalizzate all'inclusione attiva di carattere generale? L'indicatore sarà quanti persone da non occupati diventeranno occupati? Interverremo anche su quelli che non avranno mai un lavoro per vari motivi? Interrogativi che dobbiamo porci, perché riguarderanno anche i cittadini stranieri, questa cosa, perché sono comunque cittadini italiani, dentro il sistema complessivo. E anche lì saranno disponibilità a pensare che paradossalmente tanto il governo ha deciso di trasferire direttamente gli ambiti sociali. Le regioni saranno chiamate a intervenire in termini di governo e di vita. Quindi ci saranno disponibilità finanziarie aggiuntive, complicate da prendere, fine 2015, fine 2016, che interverrà in un sistema che fino adesso non ha mai fatto i conti con questo. Ma siccome ha fatto i conti con la logica della programmazione, è predisposto ad affrontare quel tipo di logica di programmazione, che è molto più vincolante rispetto a quella che a volte non abbiamo messo in piedi nei nostri contesti di tempo. Quindi capite, fondi europei, programmazione, obiettivi, lotta alla povertà, rete di servizi, sostegno al reddito, fondi nazionali che integrano i fondi europei, rivedere la logica di finanziamento dei fondi sanitari, intervenire sulle priorità della sanità territoriale, mantenere comunque a livello regionale una disponibilità finanziaria tale da garantirsi come fondo indistinto la gestione di politiche normali, mantenere alcune situazioni, visto che lo Stato su questo ha tagliato un po' di meno, su politiche di settore, no? Che hanno una connotazione anche qui non elevatissima in termini quantitativi ma stabile, significa mettere assieme una logica programmatoria con questi nuovi contesti che ridefiniscono le priorità della propria attività professionale, rimettere insieme, no? Rimescolando una logica di sostegno finanziario che è molto più complicato rispetto a quando bisognava solo dello Stato. So che non tengono più che cercare, per andare a cercare di essere capace di fare, di avere le capacità di collegarti con altri, di relazionarti con altri, di scoprire cose che non sapevi e di sapere soprattutto come non puoi permetterti di sprecare soldi quando ce ne sono. Di rendere conto, di fare in modo che quei pochi che ci sono vengono utilizzati al meglio. Questo è quanto, vedo che mi guardi molto. Ripeto, so che non sono dei prodotti, sono però delle, io ho parlato anche al Presidente, no? In questi termini, perché occorre anche un'azione politica forte che metta servizi regionali, il territorio e la partecipazione delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di categoria, delle consulte delle fondazioni bancarie, nelle condizioni di capire che finalmente lavorare assieme su questo contesto significa, vuol dire, andare a cercare qualcosa che magari ti era sfuggito o che ti costringe magari a sforzi ulteriori che prima non avevi o a formarti per imparare a cercarli, cose che prima non erano così necessarie, per andare avanti. È una sfida importante, facciamo da un certo punto di vista, ma è complessa, complicata. Cioè, quindi i territori devono essere pronti da questo punto di vista. Ultima istanza, tenete conto che ecco, il sistema di governance nazionale sta cambiando. C'è un processo
dove una serie di competenze regionali lo Stato tenderà a incorporarsi. Si riparla di piano nazionale sociale, di piano povertà su cui si sta lavorando, che credo che sia un elemento positivo, senza esagerare, perché il titolo quinto allora del 2002 non ci ha aiutato tantissimo in realtà, dando così grande autonomia alle regioni dal punto di vista formale, non sostanziale, perché ormai l'80% del welfare sono trasferimenti dallo Stato e che passano sopra le nostre teste. Può essere che si ricostruisca un sistema di welfare, un sistema di governance del welfare che possa aiutarci. Quello che diceva il Presidente, occorre frequentare il tavolo nazionale di lavoro, perché una serie di decisioni che cominciano a essere importanti, no? Sociali, sanitarie, politiche del lavoro, importanti come ritorno sul nostro territorio. Quindi essere presenti anche politicamente a presidiare queste situazioni in modo da poter calibrare il giusto peso che anche la regione madre, ma anche le altre regioni avranno in un sistema che sta ripensando. Ci sono più le province, si parla di un giorno, no. I comuni sempre più capiscono la necessità di aggregare, c'è un processo importante che dobbiamo monitorare, tenere sotto controllo, con grande attenzione politica e tecnica, e quindi anche finanziaria da parte di tutte le realtà che sono soprattutto capaci di portare il proprio, finanziario o non finanziario. Io sono anche volontariato, ho parlato molto con loro, con la promozione sociale, potete continuare a fare cose anche solo per. Dovete pensare al territorio. Lo dicevamo 15 anni fa, sembrava una cosa troppo di lusso, oggi diventa o così o si muore. Quindi per forza di cose deve starci con la testa. Ecco, queste come indicazioni che mi venivano pensate, ascoltando gli interventi, ascoltando anche il prefetto. Noi stiamo lavorando abbastanza bene con il prefetto. Lui si sorprende che la regione è ragione così, lui si sorprende che la prefettura è ragione così, ma in maniera così integrata. Però stiamo pensando anche come gestire questo fenomeno dei flussi non programmati che nella nostra regione, per parlare anche con il Presidente di come orientare politicamente questi processi di accoglienza, di là di chi grida, e credo che ci possa essere una prospettiva di collaborazione importante, che poi è una cosa di parlare anche con gli ambiti su quello che emergerà da questo accordo che stiamo pensando con la prefettura, che verrà appunto gli ambiti prima lì su questo percorso di gestione delle permanenze, non soltanto dell'emergenza. Ecco, questo è quanto, spero che sia stato utile, siamo parlando esclusivamente di immigrazione, però è il contesto che mi prende, perché siamo in una fase, credo, che spero io stesso, nel mio piccolo, di essere.